Generale, lei lo scorso mese di febbraio ha assunto una grande responsabilità, è un onore ma è anche una grande responsabilità, è il comando di 40.000 uomini e donne dell'aeronautica. Ho avuto spesso modo di conoscere alcuni di questi suoi uomini e donne e ho sempre notato naturalmente l'orgoglio della divisa, ma anche qualcosa di più, una professionalità che è di tutte le armi, ma che in aeronautica è in qualche modo legata anche alla natura dell'arma, al complesso di esperienze concrete che servono per fare bene il proprio mestiere. Persone che, per quanto io ho conosciuto, cui non bastano i messaggi formali che sono doverosi e sono importanti. Si aspettano da lei delle indicazioni in un momento che è sotto gli occhi di tutti, di incertezze generali e non solo economiche. C'è qualcosa che vuole dire loro dopo averli formalmente e non solo formalmente salutati? Grazie per questa bella domanda, una domanda io credo fondamentale, che metti al centro il personale della Forza Armata. Personale che è stato sempre, civili e militari, il centro della nostra attenzione, della mia attenzione anche in questo processo di riforma. Oggi sono onorato veramente di essere il loro comandante. E porto la responsabilità di questo traghettamento attraverso questo periodo pieno di incognite, ma come tutti i periodi della nostra vita ci sono sempre aspetti positivi, aspetti negativi. Noi dobbiamo far fede e aver fede in quello che noi siamo sempre, uomini e donne che portano passione all'interno per quello che facciamo. Ecco perché vedeva quella particolarità, è una particolare passione. Abbiamo espresso sempre grandissima competenza. Le immagini, oggi ci sono tantissimi velivoli dell'aeronautica militare in volo, sia nelle zone dove si opera, sia per il trasporto sanitario d'urgenza di qualche cittadino che ne ha bisogno, sia naturalmente per i trasporti normali che vengono esercitati. Ecco, lo si può fare questo lavoro solo se si ha altissima competenza, perché l'uomo, la donna dell'aeronautica militare, ha i comandi di questi grandi velivoli che devono dimostrare competenza per quello che è la forza armata e per loro stessi. E soprattutto, io dico, quello che ci ha sempre unito è stata quella trasparenza, quell'etica della responsabilità che ci ha fatto operare come squadra. Per quello sono orgoglioso degli uomini e donne dell'aeronautica militare. E grazie per mostrarmi spesso e volentieri il vostro affetto, il loro affetto, attraverso gli iscritti e attraverso gli incontri che normalmente faccio con loro. Lei dice il nostro patrimonio principale, patrimonio dell'aeronautica, è l'uomo, il materiale umano. Eppure il materiale umano non può prescindere, e particolarmente in aeronautica, dai materiali, dalle macchine. È un tema su quale sentiamo esercitarsi spesso opinioni le più disparate, qualche volta in tempi di crisi e in tempi di tagli necessari, anche un po' di inevitabile demagogia. La questione degli F-35 sono davvero così importanti per l'aeronautica, per il futuro dell'aeronautica militare, gli F-35? La domanda è una domanda, credo che sia stata presente sui media molte volte negli ultimi periodi. L'F-35 è uno strumento di cui l'aeronautica militare
ha bisogno per la sua futuribilità. E lo ha indicato più volte. Però è necessario capire bene tutto quanto quello che ruota intorno ai cambiamenti che sono di routine delle macchine. Prima mi parlava dell'uomo come centro e della necessità del mezzo. Infatti, normalmente noi siamo forze armate, quindi alla forza dell'animo ci deve essere la forza dello strumento e della combinazione delle due forze che dà il risultato in termini di capacità di una forza armata. L'F-35 è una decisione, è una proposta della forza armata autorizzata dal Parlamento e dal Governo. Quindi, prima di tutto, oserei dire che il nostro rinnovamento avviene sempre e avverrà sempre con l'autorizzazione di Governo e Parlamento. Quindi questo è il primo punto essenziale. Il programma è andato avanti, qualsiasi programma ha una profondità circa di 15 anni, da quando sorge fino a quando poi viene a compimento e matura poi negli anni successivi lo stesso programma. Quindi iniziati negli anni 96 con Andreatta, Andreatta stesso indicò ai militari di esaminare quella piattaforma che da un punto di vista tecnologico e di futuribilità avrebbe potuto costituire interesse per le forze armate, per la forza armata. Fu esaminato, fu visto di grande interesse sia per la parte operativa sia per la parte tecnologica, perché le due cose dovevano andare parimenti. Quindi sono stati sviluppati i programmi sottoposti all'autorizzazione del Parlamento e siamo arrivati oggi ai primi esemplari in costruzione proprio secondo i piani autorizzati. L'F-35 è solamente una sostituzione di una vecchia macchina, di vecchie macchine. Per l'aeronautica stiamo parlando di Tornado e AMX che giungeranno tra qualche anno, quindi sto parlando di 2 o 3 anni, alla fine della vita operativa e tecnica valutata per velivoli aerotattici intorno alle 4.000 ore. Quindi 4.000 ore non possono più volare, c'è bisogno di una sostituzione di macchina. Riteniamo che questa macchina sia, da un punto di vista tecnico, il miglior sostituto oggi presente sul mercato per sostituire i nostri vecchi velivoli. In effetti, noi ab inizio abbiamo costruito e abbiamo impiegato quasi 236 velivoli tra Tornado e AMX. Questi 236 velivoli domani, se autorizzati, saranno 75, quindi ci consentiranno una riduzione di personale coinvolto nelle manutenzioni, ci consentiranno di ridurre le dimensioni della forza armata da un punto di vista strutturale, perché le risorse che ci vengono date sono inferiori rispetto ai precedenti esercizi finanziari, ci consentiranno di fare molte cose in più rispetto a quello che riuscivamo a fare ieri. Per esempio, se avessimo avuto il JSF già in funzione per le operazioni in Libia, saremmo partiti dalle nostre basi stanziali senza rischieramenti in Sicilia, perché noi abbiamo materialmente, siamo quasi tutte le forze europee e della NATO sono affluite in Sicilia, nel nostro territorio, e quindi dicevo saremmo partiti dalle nostre basi senza rifornimento in volo, quindi senza aggravio di ulteriori assetti, avremmo fatto le operazioni anche in profondità in Libia e saremmo tornati sulle basi di partenza. E questa è la futuribilità che noi vediamo in un velivolo che passa naturalmente per essere un velivolo di quinta generazione,
e quindi capace di fare cose diverse e aggiuntive ai velivoli di quarta generazione. Un altro punto essenziale che vediamo è il costo del velivolo comparato agli altri costi di velivoli di quarta generazione oggi in uso. Il costo del velivolo, avendo una economia di scala molto ampia rispetto agli altri velivoli e non avendo l'Italia speso tutti i soldi per la ricerca e sviluppo di un nuovo sistema d'arma, come abbiamo fatto in passato con altri sistemi in uso, il costo del velivolo è più basso sia a velivoli, ad alcuni velivoli di quarta generazione. Non posso comparare per quelli di quinta generazione perché non ce ne sono, è l'unico. L'altro elemento essenziale è che rispetto agli altri paesi l'Italia in questa costruzione, oserei dire quindicennale, di questo sistema ha posto le basi affinché questo potesse diventare una opportunità per il nostro paese in termini di capitali investiti, capitali in rientro nel medio-lungo periodo. E questo è stato fatto attraverso un piano industriale di assemblaggio e di manutenzione di velivoli in Italia, non solo per l'Italia ma anche per altri paesi, e di manutenzione di lungo periodo non solo dei velivoli italiani ma anche quello degli altri paesi, e attraverso la partecipazione della nostra industria alla costruzione, in particolare del 30% della intera flotta JSF relativamente al cassone centrale di fusoliera, che è il 40% di tutto il velivolo, con naturalmente le ali annesse. Tutto questo sviluppato nel medio-lungo periodo, i miei ingegneri e il contatto naturalmente che abbiamo con tutti gli esperti ci dicono che ogni euro che uscirà dall'Italia rientrerà nel medio-lungo periodo come un euro e mezzo, e se lavoriamo bene anche 2 euro. Creiamo valore quindi in termini di posti di lavoro, di trasferimenti di tecnologia e quindi di capacità per la nostra industria di essere fortificata nelle esportazioni successive con anche altri sistemi che sono di competenza della nostra industria. Quindi noi lo vediamo come una opportunità storica, e soprattutto in questo momento in cui è necessario investire per il futuro, lo vediamo come un esercizio pieno di sacrificio, ma necessario per i prossimi 20 anni, per la nostra tecnologia industriale, per la nostra capacità di poter fare e di poter costruire anche il futuro. Fermo restando che qualsiasi decisione il Paese prenderà, siamo ben accetti. Noi siamo prima di tutto cittadini in armi, quindi parte di questa società. Quello che dirà il Governo, quello che dirà il Parlamento, noi faremo. Possiamo solamente studiare e dare la nostra esperienza. Non sta a me giudicare, ma mi piace che lei abbia dato una risposta generale esauriente sul piano del ragionamento economico, che è importante in un momento di crisi e di tagli, ma è anche una risposta che risponde a una vision, come dicono i nostri amici anglosassoni, a un'idea di futuro. Guai al paese e alla sua forza armata che perdesse il coraggio delle sfide. Però questo complimento non le risparmierà una domanda. Ha citato la Libia, più avanti voglio fare una domanda scomoda sulla Libia, però credo che ancora sulla questione degli F-35 è importante che ogni uomo e donna dell'aeronautica, a qualunque livello e grado, sia in grado di rispondere persino al vicino di casa alle obiezioni. Però ci sono anche delle obiezioni che vengono da, tra virgolette, da esperti o da, i quali sostengono che le esigenze future della,
forza aerea, nel segmento dei velivoli da combattimento, potrebbero essere soddisfatti dal solo Eurofighter, che ha una doppia capacità, difesa aerea e attacco, conseguibile con l'acquisizione della Tranche 3 del caccia europeo. Chi sostiene questa tesi? Sostiene che ci sarebbe un forte risparmio finanziario e un maggior ritorno rispetto all'F-35 per l'Aeronautica Nazionale. A chi svolge queste riflessioni? Lei in parte ha già, credo, fornito una risposta, ma credo che sia importante che ognuno abbia una risposta, un vademecum di risposte da dare, controbattere colpo su colpo. Io dico che ragionando e approfondendo possiamo trovare la soluzione dei problemi. La soluzione dei problemi va fatta naturalmente attraverso gli approfondimenti di quelli che sono gli item che compongono lo stesso problema. Prima di tutto, Eurofighter è nato come velivolo da superiorità aerea ed è un grandissimo velivolo e ci è costato l'ira di Dio di sacrifici anche economici per poterlo costruire. Infatti ha dimostrato tutte le sue potenzialità, naturalmente adesso è ancora sta maturando, man mano che andiamo avanti il velivolo è abbastanza maturo ma ancora sta maturando. E io, per la mia esperienza, io ho passato 20 anni a fare la guerra fredda, 20 anni nelle operazioni fuori aria. Nei 20 anni in cui ho fatto la guerra fredda, volavo sull'F-104 ed ero cacciabombardiere. Ecco, l'F-104 è stato costruito per fare l'intercettore, è stato adattato per fare il cacciabombardiere. Sicuramente era un ottimo velivolo caccia-intercettore, ma non è stato mai annoverato tra il velivolo per fare il cacciabombardiere. Quindi Eurofighter nasce per fare la superiorità aerea ed è ottimo per fare la superiorità aerea, ma oggi abbiamo necessità di sostituire i Tornado, di sostituire gli AMX, per i nuovi compiti che di qui a 20 anni naturalmente dobbiamo svolgere. E per far questo il velivolo che a me serve è un velivolo che possa essere all'altezza della situazione. Oggigiorno abbiamo Cina che è già in 5ª generazione con velivoli a bassa segnatura radar, cosiddetto velivolo invisibile. Abbiamo già la Russia nel velivolo invisibile. Questi sono di 5ª generazione, non sono di 4ª. Se io investissi oggi in un velivolo di 4ª generazione per fargli fare anche altri compiti, dicevamo prima che i velivoli di 4ª generazione non sono meno costosi dei velivoli di 5ª generazione. Cioè, in altri termini, la differenza di costo mi costerebbe di più oggi sviluppare capacità su un velivolo di 4ª generazione rispetto ad un'acquisizione di un velivolo di 5ª generazione. In più, le dicevo prima, avrei potuto benissimo con un JSF oggi decollare da Ghedi, da Gioia, da qualsiasi base italiana, andare in Libia, non essere visto, quindi sicurezza per i nostri piloti che volano. Il pilota e il velivolo che vola è un patrimonio, deve essere salvaguardato al più alto livello possibile, va bene? E sarei tornato alla base madre senza necessità di schieramenti, rifornimento in volo. Soprattutto, entriamo nel tecnico, senza la scorta di questi velivoli, con velivoli ingannatori di radar o soppressori di radar. Le immagini a più basso costo oggi io posso fare la stessa missione. Ecco di qui il mio parere tecnico del perché
un velivolo JSF che mi costa di meno di un velivolo di quarta generazione e che mi fa di più e che mi dà tecnologia e che mi fa essere all'altezza dei paesi NATO, degli altri paesi anche europei, io credo che sia la soluzione più saggia per il nostro paese, la soluzione anche più economica in questo momento particolare. Soluzione economica non vuol dire soluzione che non ha costi, soluzione che ha costi, ma comparata con altri livelli, ha un costo sicuramente inferiore. L'ha citata di nuovo e ha parlato anche dei nostri alleati nella NATO, la Libia. Quello che l'Italia ha fatto nell'operazione Libia, quello che ha fatto la forza aerea nell'operazione Libia, logistica, organizzazione, compartecipazione, è difficile immaginare che cosa sarebbe stata quell'operazione. E naturalmente qui non parliamo dell'esito politico, così come il mandato politico, quello appartiene tutto alla sfera delle leadership politiche. Qui parliamo dell'applicazione di direttive che vengono appunto dalla politica, che sta ai professionisti della Forza Armata applicare nel modo migliore possibile. Abbiamo dato tanto, non abbiamo ricevuto né un riconoscimento né un... è come se avessimo... aver prestato un aiuto decisivo e vederci considerati un sostegno poco importante. Come mai questa... Non è una questione morale, ma se lo fosse dovremmo parlare di ingratitudine. Io penso che le forze armate, in particolare l'aeronautica, è uno strumento che è come, oserei dire, il coltello che viene utilizzato dalla mano, prima di tutto, politica. Noi siamo l'espressione della volontà del nostro paese, quindi quando il nostro paese con le sue istituzioni ci chiama, noi immediatamente accorriamo. E quindi a questo punto accorriamo per essere... Il parallelo che mi viene adesso è come il coltello che uno lo può utilizzare per affettare il pane e quindi in questo senso vedo il trasporto sanitario d'urgenza, va bene, quindi interveniamo come coltello per il pane, oppure come baionetta e quindi strumento per fare in modo che non venga fatto del male ai nostri cittadini, per produrre. Quindi noi interveniamo, facciamo. Però abbiamo dentro di noi la grande professionalità e prudenza. Noi portiamo a casa il compito, a qualcun altro il compito di comunicare al Paese e agli altri Paesi quello che noi siamo stati in grado di poter fare e abbiamo fatto. Sicuramente la Libia non sarebbe stata possibile senza la partecipazione attiva e di supporto logistico dell'Italia. Senza gli schieramenti in Italia, la missione in Libia non sarebbe stata possibile per la NATO, così come naturalmente l'abbiamo vista nelle sue evoluzioni. Secondo elemento, gli aviatori e l'aeronautica e tutti coloro che hanno lavorato nei centri di comando e controllo sanno quello che abbiamo fatto per l'Italia, quello che abbiamo fatto in difesa delle risorse italiane che erano dislocate in Libia, che erano lì in Libia e che sicuramente queste risorse sarebbero state messe in una qualche difficoltà senza la presenza dei nostri decisori dentro i centri di comando e controllo. Soprattutto i nostri decisori sapevano distinguere, avevano le istruzioni per distinguere quello che era italiano dislocato in Libia e quindi da non colpire e quello che non era italiano ed era necessario colpire. Un fatto è certo e forse ne sono orgoglioso e spero che la competenza e la fortuna ci aiuti in tutto e per tutto. Siamo stati una delle forze armate
a livello europeo, a livello NATO, citate per l'altissima competenza e soprattutto non abbiamo avuto nessun incidente di danno collaterale. E questo ci rende orgogliosi perché la nostra politica è iniziata subito dopo la guerra del Golfo. Noi siamo entrati in una operazione grande, quella che si chiama la guerra del Golfo, negli anni 90. E lì rammento che per la prima volta è stato abbattuto un nostro velivolo con il pilota e il navigatore fatti prigionieri. E rammento anche che all'epoca era così una novità che ci siamo trovati di fronte a un problema. Sono prigionieri, ma sono assenti dal reparto. Non avevamo le regole amministrative, tecniche, per considerare il pilota e il navigatore. Siamo cresciuti tantissimo, abbiamo portato avanti due elementi fondamentali. La precisione dell'ingaggio, cioè dove andiamo, il pilota e il navigatore, i centri di comando e controllo, colui che lavora in officina, devono essere consapevoli che il target identificato è un target che è quello che va colpito. Il secondo è la precisione degli effetti, che nel colpire il target non debbano essere coinvolti allo stato delle informazioni possibili altri che col target nulla hanno a che fare. Ecco, fino adesso posso dire l'abbiamo condotta, per carità l'errore può sempre capitare nella maniera più assoluta, ma fino adesso la competenza, la dottrina, l'etica, la morale ci hanno aiutato a portare a casa un risultato per noi e per i nostri italiani che fino adesso siamo riusciti a tener saldo la precisione della, soprattutto degli effetti che ci ha consentito quindi nessun complaint, come si dice, da parte di chiunque. Beh, questa è una cosa che dovrebbe rincuorare e rendere orgogliosi tutti gli italiani, non solo i cittadini in divisa. Generale, lei ha ricordato l'operazione in Libia. Tutti noi, io ho avuto spesso modo di affermare che non conosco, oggi il termine pacifista è equivoco perché spesso insomma, diventa un'etichetta della politica, ma ho conosciuto raramente delle persone che apprezzino il valore della pace quanto gli uomini che portano un'arma e vestono una divisa proprio perché conoscono da vicino la sciagura della guerra e l'importanza di fare di tutto per prevenirla. Tutti noi ameremmo un mondo senza guerre, ci piace sognarlo, e però la realtà è quella di conflitti spesso più disordinati che non nel passato. Lei ha affermato recentemente che gli uomini dell'aeronautica sono i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarsene. Oggi sono da tenere presenti due elementi. Da un lato, a fronte di esperienze estremamente prolungate nella durata dell'impegno, penso allo stesso Afghanistan, c'è una qualche riluttanza a mettere il piede sul terreno che può rivelarsi una palude di missioni di durate interminabili. Dall'altro c'è un fortissimo sviluppo di quegli strumenti che noi profani chiamiamo droni, insomma, che comportano comunque insomma, mezzi operati in modo remoto. Nelle missioni del futuro, in che termini vede il rapporto fra il potere aereo e le altre forme di intervento? Quanto può essere risolutivo e quanto continua a essere importante il potere aereo, l'intervento dell'aeronautica? Mentre parlava, mi poneva questa domanda, il mio pensiero è volato, e per un pilota è normale, indietro nel tempo. Quando ho fatto la guerra in Bosnia, parlava di pacifismo, certamente le immagini di Sarajevo, dei bambini lanciati in aria, che cadevano sul greto del fiume, sicuramente è ancora impressa in alcune menti quelle che le hanno viste. E
ricordo una mia emozione quando aver fatto prima tutta la preparazione per la guerra in Bosnia nel comandante di Stormo e poi al comando della squadriglia sono andato verso la Bosnia. E quando c'è stato il passaggio di confine dall'Italia verso la ex Jugoslavia, il navigatore mi ha detto attraversiamo il confine, mi si è rizzata la colonna vertebrale, proprio rigida, perché abituato alla guerra fredda, l'attraversamento del confine aveva una valenza notevole e gli studi erano stati fatti in precedenza e molto approfonditi. Quindi esiste, la pace è un valore molto elevato e bisogna conquistarla, bisogna mantenerla e bisogna spesso e volentieri pagare un prezzo, il prezzo per il mantenimento della pace. E questo prezzo è sulle spalle dei militari, in volo, in navigazione, sul mare, su terra. E quindi a tutti questi che esprimono il valore di sicurezza va oggi il mio pensiero più grato e dico grazie come capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. Il valore, esistono missioni dove parliamo per esempio di antipirateria. Sicuramente l'antipirateria è una missione tipica del potere navale. E sicuramente a questa missione tipica del potere navale si associa sempre qualche altra capacità del potere aereo in grado di poter assolvere quello che può fare il potere navale nel migliore dei modi. Coloro che sono su terra, per esempio in Afghanistan, la sicurezza delle proprie truppe è assicurata sicuramente dal livello di integrazione della squadra che opera sul terreno, ma sicuramente viene aumentata dal sistema di sorveglianza aerea, che può talvolta precedere l'incontro con i cattivi, l'incontro con i talebani, l'incontro con i criminali, individuandoli prima, quindi senza essere sorpresi. Ma soprattutto la combinazione del potere terrestre con il potere aereo garantisce la sicurezza dei nostri soldati a terra. Perché affrontare uno scontro sul terreno quando abbiamo la prevalenza del controllo dei cieli e quindi possiamo colpire immediatamente chi vorrebbe far del male ai nostri soldati dall'alto, ed è questo naturalmente quello che si sta utilizzando oggi in Afghanistan. Si giunge, si vede che ci sono gente che fa fuoco sui nostri soldati, si prende posizione, si individuano le posizioni avverse, se è possibile con i mezzi a disposizione contrastarli lo si fa, altrimenti si chiamano gli elicotteri naturalmente dell'Aves per poter intervenire, ovvero si chiamano i velivoli che con puntamento di precisione eliminano la minaccia e quindi la necessità di uno scontro che dalle incerte poi naturalmente soluzioni. Quindi in tal senso è la visione naturalmente del potere aereo in combinazione con gli altri poteri, perché l'obiettivo che abbiamo non è il potere aereo, ma la missione. Noi dobbiamo assolvere la missione e dobbiamo utilizzare gli strumenti che abbiamo. Mi riferisco ad una sala operatoria in cui naturalmente il chirurgo quando ha, e a me cara questa visione della sala operatoria perché io credo che sia, dia immediatamente la visione di quello che può essere il campo di battaglia. Il campo di battaglia è la sala operatoria dove c'è naturalmente la sicurezza dei propri uomini messi lì sul tavolo operatorio, va bene, quindi la missione che sta lì e quindi che cosa fa il chirurgo? Utilizza lo strumento più idoneo
per la guarigione, quindi un po' di potere aereo, un po' di potere navale e un po' naturalmente di potere terrestre, quello che serve sul momento, ma il nostro obiettivo naturalmente è l'ammalato, quindi è la guarigione dell'ammalato. Altra indicazione è vero, c'è un libro molto, molto bello, credo si chiami, l'ho letto qualche tempo fa, l'idea di Churchill, l'invenzione dell'Iraq, credo che l'invenzione sia questo, dell'Iraq. L'invenzione dell'Iraq. In quello c'è un passaggio molto bello. Si riferisce ovviamente al nascere di paesi sulle ceneri, vuoi di imperi coloniali, vuoi in quel caso dell'impero ottomano. Esatto, ecco, lì c'è un passaggio di come il potere aereo può, in alcuni casi, risolvere problemi di presenza in maniera più economica attraverso un footprint che forse non è opportuno avere in alcuni momenti. Mi scusi, generale, però dica. Lei ha disegnato un modello perfetto, sì. Alla luce della scienza, sì, dell'uso della forza, sì, e alla luce del buonsenso. Sì. Lei è anche però una persona schietta. Quali sono le risorse incedibili da parte, la condivisione è il modo migliore di lavorare, ma quali sono le risorse e le prerogative incedibili da parte dell'aeronautica? Il potere aereo nella sua essenza, nel suo core business. Il potere aereo oggi, tipo quello utilizzato in Libia, tipo quello utilizzato in Kosovo, lo può esprimere solo ed esclusivamente l'aeronautica militare, così come la esprimono tutte le aeronautiche del mondo, ma in termini di competenza e in termini naturalmente di etica di responsabilità, che sono i due collanti fondamentali. Quindi la nostra competenza sviluppata è nel campo aereo, è come naturalmente chiedere ad altre forze armate qual è la vostra competenza, è quella del potere terrestre, è quello del potere aereo e del potere navale. Quindi sostanzialmente è l'idea, ecco, di quello che è stato naturalmente il Kosovo, l'idea della Libia, l'idea per certi versi dell'Iraq, le fasi iniziali della guerra in Afghanistan sono, secondo me, gli esempi normali di quello che è il potere aereo e di come un paese ha necessità di quel potere aereo per salvaguardare la propria sicurezza e la sicurezza dei propri uomini. Abbiamo visto quali sono le linee rosse nella condivisione dell'uso della forza. C'è una linea rossa in un tempo di crisi, di tagli anche drastici? C'è una linea rossa oltre la quale si va a mettere in discussione l'esistenza stessa dell'aeronautica militare come istituzione? Il momento in cui l'aeronautica militare deve avere due capacità fondamentali in tutto l'environment. Uno, saper colpire le frecce che stanno cadendo sul nostro suolo, e questo si chiama difesa e sicurezza dei cieli. Dopo l'11 settembre credo che non ci possiamo più permettere di non avere questo tipo di scudo. Il secondo elemento è colpire l'arciere che lancia le frecce, altrimenti il problema non si risolve. Quindi questi due sono gli elementi fondanti di un'aeronautica militare. Colpirli con la massima efficacia, va bene, in maniera tale che non possano ledere il nostro paese, non possono ledere la nostra alleanza, non possono ledere la nostra Europa, laddove naturalmente sono poi di livello politico differente, no? Italia, Europa, quindi queste sono le ottiche naturalmente nelle quali ci mettiamo. Quindi siamo nati per quello, possiamo vivere solo per quello, lo possiamo fare, lo abbiamo dimostrato di poter fare. La rilevanza dell'aeronautica militare, io credo negli ultimi 20 anni, ho citato solamente alcuni degli interventi. La prima forza
che si è presentata sul terreno delle operazioni dopo la caduta del muro di Berlino è stata l'aeronautica militare con la prima guerra del Golfo. E di lì gli interventi sono stati sistematici proprio in termini di potere aereo. Per che cosa? Per la soluzione di quelli che erano i problemi che si presentavano al meglio delle nostre conoscenze. Quindi se questa è la storia, dobbiamo costruire adesso la storia per i prossimi 20 anni. Il secondo elemento, ogni paese può mettere a disposizione le risorse che ha, non può mettere a disposizione le risorse che non ha. Quindi, in termini di sicurezza, il nostro paese, una volta che stabilisce queste sono le risorse, naturalmente, che ci possiamo permettere, e in tal senso è stata fatta la revisione dello strumento militare, che ha cercato, attraverso modelli quantitativi in riduzione, un riequilibrio delle risorse in maniera tale che oltre alla forza fisica ci siano anche gli armamenti e gli addestramenti. Quindi sono queste le tre componenti fondamentali. In fondo, come facciamo a trasformare il potere in forza? Il potere in questo caso militare, ma è applicabile, è un case study universitario, quindi è applicabile, è un modulo, attraverso dei trasduttori. I trasduttori sono il comando e controllo, la logistica e l'addestramento. Sono questi che mi consentono, per un fucile, di trasformare la potenzialità di un fucile in forza. Uno che dice dove deve mirare il fucile e dove deve sparare. Un altro che mi addestra chi deve sparare e un altro che mi porta il proiettile per sparare. Questo in termini aeronautici è il comando e controllo, la logistica e l'addestramento. Quindi avere degli aerei o delle navi senza la possibilità di trasformare questo potenziale in forza, naturalmente non è bello. Ecco perché la revisione dello strumento militare ha avuto questo principio. A parità di risorse che il paese naturalmente può permettersi, efficientare quello che abbiamo in una chiave di rispetto per il personale, di rispetto per l'operatività, di rispetto per la rilevanza. Le forze armate sono rilevanti perché riescono a fare i compiti delle forze armate. Se non riescono a fare quei compiti sono irrilevanti e quindi i fondi messi a disposizione per le forze armate sono inefficienti. Ecco perché c'è questo moto interno di ricerca dell'efficienza, di dare al paese il meglio che il paese si può permettere. Va bene? Quindi se domani le risorse finanziarie saranno ancora inferiori, certamente il paese ci dirà attraverso il Parlamento e il Governo: queste sono le risorse, cari signori, utilizzatele al meglio della vostra esperienza. Da parte nostra lavoreremo ancora più duro, perché è proprio nel momento del bisogno che bisogna tutti quanti in squadra lavorare ancora più duro. E soprattutto bisogna cercare in questi momenti di vedere quelle che sono le cose che non sono opportunità per il paese e le cose che sono opportunità per il paese. Va bene? Quindi in senso evolutivo, perché adesso bisogna investire per il futuro, e il futuro è i prossimi 20 anni. Ecco perché cerchiamo attraverso la nostra azione di lasciare a coloro che verranno, perché bene o male noi abbiamo tutto quello che oggi ci serve per la nostra operatività, ma il frutto di quello che hanno pensato 20 anni fa i nostri predecessori. Il nostro compito è oggi, ecco perché JSF e così via, lasciare, piantare un albero che tra 20 anni potrà dare un frutto, e quindi non lasciare un debito di sicurezza a coloro che verranno tra 20 anni. Questo è il nostro motto, ecco perché dobbiamo lavorare di più, in squadra, compatti, andare avanti e cercare soprattutto, e lo dirò domani nel discorso, di risorgere continuamente. De Pasqua, e bisogna risorgere continuamente
nel nostro spirito, nelle nostre esperienze, va bene, affinché il futuro possa essere per le nuove generazioni un futuro pieno sicuramente di meno debiti e di più certezze, soprattutto nell'ambito della sicurezza. Generale, lei ha parlato di uomini e donne come risorsa primaria per l'aeronautica. Mi lasci leggere dei numeri. Stiamo parlando di allievi degli istituti di formazione. Si è passati da circa 4.300 del 1990 ai 763 del 2012. In termini percentuali è una diminuzione davvero drastica, quasi un crollo verticale, meno 82%. Non c'è il rischio, parliamo anche di noi stessi, abbiamo una certa età, la vecchiaia in qualunque istituzione, fin quando è efficiente naturalmente, è presente a se stessa e a sua volta un patrimonio, non buttiamo via l'acqua sporca con il bambino. Però non c'è il rischio con questi numeri di un invecchiamento eccessivo all'interno dei quadri, tra i quadri? Posto che la loro esperienza è preziosa, e però l'esperienza è preziosa proprio in quanto può essere trasmessa da generazione a generazione. Io credo che i modelli che si sono succeduti, modelli di difesa, modelli di ristrutturazione, io credo che non abbiano mai risolto il problema dell'età. Sarebbe bello che i ragazzi della prima elementare avessero sempre 7 anni, 6 anni più o meno, 6 anni e mezzo. Invece da noi non c'è la possibilità di mantenere i ragazzi della prima elementare a 7 anni. Spesso e volentieri si va avanti e i ragazzi della prima elementare hanno 8, 9, 10, 11, 12 anni e forse qualcuno muore alla prima elementare, non è proprio così. Perché il modello per mantenersi giovane deve avere la fascia, diciamo, sulla quale poggia l'operatività sempre alla stessa età. E allora ci sono due modi per mantenerlo giovane. Farli salire in verticale, va bene, e o fare in modo che ci possa essere una fuoriuscita verso altri settori. In parte lo abbiamo fatto con il passaggio alle forze di polizia, perché dopo l'esperienza guadagnata, dopo 3, 4, 5 anni in operazioni fuori area e quant'altro dei nostri militari, sicuramente sono più preparati. Sicuramente però c'è da tenere presente che andando in alto i numeri diminuiscono e quindi rimangono delle sacche che è difficile da ricollocare in una mobilità all'interno dello Stato che attualmente non è ancora visibile ed è da approfondire e da andare avanti. Certamente un reclutamento così basso ci porterà tra 20 anni ai problemi di mancanza di personale. Lo abbiamo già visto nei nostri sviluppi di qui a 20 anni. Pertanto, mano a mano che andremo avanti, ecco perché parlavo di sorgere e risorgere continuamente, perché noi i modelli di sviluppo delle singole forze armate, dell'aeronautica in questo caso in particolare, andranno rivisti col passare del tempo alla luce di quelle che sono le normative e le esigenze del Paese, segnalando al Parlamento quelle che sono le esigenze di un apparato importante per lo Stato, che è quello dell'apparato di sicurezza e difesa. I cittadini e le cittadine in divisa con le stellette dell'arma aeronautica sono, terminato l'orario di lavoro, dei cittadini come gli altri e risentono della crisi, risentono della crisi con stipendi che spesso non sono lauti. In più è un siccome non è un lavoro qualsiasi, ma richiede passione, richiede dedizione, richiede un certo grado di coinvolgimento,
turni, sacrifici, trasferimenti, che cosa sta facendo e che cosa ha intenzione di fare il suo comando per il personale? Stiamo operando e stiamo facendo proposte affinché soprattutto questo ulteriore allungamento del periodo di non corresponsione di risorse finanziarie per le promozioni, per gli avanzamenti, sicuramente creano problemi morali alle forze armate, creano problemi soprattutto anche finanziari. In tal senso stiamo facendo, continueremo a fare proposte, ma un fatto ci deve contraddistinguere. Tutti quanti insieme dobbiamo cercare di elaborare proposte per fare in modo che i cittadini alle armi, quindi i nostri avieri, i nostri avviatori, pur nella consapevolezza del periodo in cui dobbiamo fare tutti i sacrifici, va bene, esiste un piano per venire fuori da questa situazione. Quello che sorregge l'uomo è sicuramente il presente, ma soprattutto la prospettiva futura. È su quella che dobbiamo lavorare a fondo per cercare soluzioni che siano compatibili con quello che il Paese oggi si può permettere, perché questo problema non interessa solamente le forze armate. Quindi sicuramente dobbiamo lavorare insieme, e la mia preoccupazione per le fasce più basse, che sono quelle sempre più colpite, più basse in termini di gradi e quindi anche di, diciamo, di salario, di stipendi, che sicuramente andranno attenzionate e salvaguardate il più presto possibile. Generale, lei ha già fatto una dichiarazione sul tema, forte e serena nello stesso tempo. Il tema è di quelli che in questo momento toccano delle corde molto intime per tutti gli uomini e le donne con le stellette, la vicenda dei due Marò. Voglio chiederle di dire ancora qualcosa su questo tema, perché il mio timore è che, al di là di ogni giudizio che ognuno di noi può avere sulla vicenda, sicuramente avendo moltissimo personale impegnato in missioni lontane, dove la più alta professionalità per la natura dell'impegno non è mai al riparo di incidenti di ogni tipo, il pericolo è quello che si ingeneri una sorta di incertezza, che venga a mancare quel forte senso di lavorare, di dare molto con le spalle coperte, non le spalle coperte nel senso negativo del termine, il senso che stai lavorando per un'istituzione che nel momento in cui ti invia in missione è davvero dietro di te, ti sostiene. È bello essere giudicati sempre dal proprio comandante. È bello essere giudicati sempre dal proprio padre. E le forze armate sono delle famiglie, quindi, che hanno un padre. Lo Stato anche una grande famiglia, il cui padre, naturalmente, per quanto riguarda la giustizia, sono i giudici, quindi è bello che i funzionari di questo Stato, i suoi agenti, possano essere giudicati dai propri padri, quindi dai propri giudici, che credo in diritto internazionale si chiama giudice naturale. Quindi io credo che questa sia l'aspirazione di tutti quanti noi, civili e militari, ma soprattutto militari che incarnano lo Stato, sia quando sono nel nostro territorio, sia al di fuori. Quindi questa è l'aspirazione massima, naturalmente, che c'è. Io credo che, come ho avuto modo di statuire in un comunicato stampa fatto l'altro giorno, ogni aviere, aviatore, ogni specialità, grado, oggi
si sente Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Questa è l'aeronautica di oggi, in termini di sentire, in termini di emozioni. Quindi, ancora una volta, tutti quanti dobbiamo essere compatti affinché questi due servitori dello Stato possano fare rientro il prima possibile, naturalmente qui da noi, e quello che potrà essere l'esame dei fatti e quant'altro poter essere fatto alla luce del sole. Non abbiamo nulla da nascondere. Quando si opera avendo a riferimento lo Stato e la responsabilità. E noi tutti quanti possiamo fare bene, possiamo fare male, però abbiamo la responsabilità di fare sicuramente quello che lo Stato ci dice, ci ha detto di fare e noi abbiamo fatto. Quindi il mio sentimento va affinché Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, ai quali rivolgo il mio caro saluto, possano nel più breve tempo possibile essere mandati qui nella terra che gli appartiene, sugli organi giurisdizionali che appartengono a tutti noi e in particolare ai militari. L'ultima domanda davvero. Lei ha detto più volte nel corso di questa chiacchierata che se oggi l'aeronautica militare è quello che è, e lo ha detto orgogliosamente, è grazie a quello che hanno fatto le persone, gli uomini che l'hanno preceduta 20 anni fa. In quest'anno l'aeronautica militare celebra i suoi 90 anni. Come si immagina l'aeronautica militare tra 10 anni? Il centenario inevitabilmente, per rotondità di data, sarà una scadenza più importante, ma se le cose vanno come lei vuole fortemente che vadano, se le cose vanno come la fortuna e il destino aiutano, che immagine ha dell'aeronautica tra 10 anni? L'aeronautica tra 10 anni poggerà sugli uomini e sulle donne di oggi. E all'inizio mi ha chiesto che cosa vede in questi uomini, in queste donne. E io la prima cosa che gli ho detto è stata la passione. Ricevo centinaia di mail al giorno da avieri, personale civile, sottufficiali, ufficiali, che mi comunicano il loro stato d'animo e verifico dentro di loro la passione. Quindi nella misura in cui il personale è questo dell'aeronautica militare, io sono, mi dispiace dirlo, uno di passaggio. Tra 2 anni sarò anch'io abbarbicato, tra 3 anni sarò anch'io abbarbicato alle porte dell'INPS, va bene, messo lì. Ma sicuramente queste giovani generazioni, che domani andremo anche a battezzare in questo rigenerarsi dell'aeronautica militare attraverso il Pegaso V come battesimo, ecco, vedere la passione, vedere come operano naturalmente queste persone oggi, come vengono addestrate. Ecco, su questo noi stiamo poggiando il nostro futuro. Quello che dico è che questa gente, questi miei uomini e donne, sono disposti a lavorare ancora più in maniera più solida, a sacrificarsi di più, sicuramente per il paese, sicuramente per l'aeronautica. E io credo che loro interpreteranno, stanno interpretando quello che è scritto qui dietro di me, con valore verso le stelle. Quelle è naturalmente dietro la bandiera, c'è il simbolo dell'aeronautica. Ecco, è dal 28 marzo del 23 che vedo questa aeronautica, per carità, attraverso periodi altalenanti, le guerre e così via, con valore, ma il valore vuol dire avere fortezza, vuol dire lavorare sodo. Il valore non è un bene che ti viene dato per sempre, bisogna conquistarlo e bisogna mantenerlo, ecco, sempre, sempre più in alto, va bene. E io credo
da quello che ho visto, ecco, questo è l'aeronautica che vedo tra i prossimi 20 anni. Voleremo sempre più in alto, ma con i piedi per terra. Grazie.